Quindi l'approccio intimidatorio genere è inefficace, perché la minaccia del disastro in realtà può trasformarsi in una promessa del disastro. E chi adotta un comportamento che può rivelarsi pericoloso, se non mortale, praticamente non agisce solo per ignoranza del pericolo che corre, ma, come vedete, attraverso la negatività prova godimento. Quindi basare l'informazione, in questo caso sulla minaccia di morte, può avere un effetto paradossale. Quindi una conoscenza accurata della sieropositività, della modalità di contagio e della consapevolezza del rischio non è sufficiente ancora una volta a modificare significativamente i comportamenti rischiosi dei giovani. L'informazione sul rischio è una condizione necessaria, ma la modalità della comunicazione è fondamentale. Quindi abbiamo pensato che il flusso informativo online è fondamentale per ogni tipo di strategia che debba coinvolgere i giovani. E quindi i siti istituzionali dovrebbero interamente ripensare il linguaggio con cui andiamo a comunicare. È uno sguardo al futuro, sto per finire, quindi bisognerebbe in qualche modo favorire le politiche e scelte che possono migliorare l'accesso e la fruibilità al sistema informativo, formare gli operatori sanitari, l'alfabetizzazione sanitaria è importante, coinvolgere le associazioni di pazienti volontari e sviluppare e rinforzare le fonti di informazioni pertinenti e corrette. E infine sviluppare abilità e competenze nel campo delle nuove tecnologie. Ho sottolineato tutte queste parole perché in realtà bisognerebbe veramente cominciare ad operare e a lavorare insieme, operatori, medici, infermieri, pazienti, associazioni, enti. Solo così si potrebbero cacciare fuori quelle che sono le valenze, le capacità per ottenere finalmente i traguardi e gli obiettivi giusti. E permettetemi di dedicare tutto questo a tutti gli uomini che, non potendo essere santi, si sforzano di essere dei medici. Grazie, grazie per il suo contributo. A questo punto, dottor Casini, riprendiamo il concetto di umanizzazione. Abbiamo parlato di ridurre il livello di incertezza, abbiamo parlato di migliorare l'interazione. Ma allora, di concreto, che cosa si può fare per migliorare la relazione medico-paziente? Che cosa può fare, che ruolo può avere il volontariato oggi? Parto dalla seconda, anche se, se voi avete notato, tutti gli interventi che mi hanno preceduto hanno indicato dei ruoli per i volontari. Tutti gli interventi che mi hanno preceduto, a partire dal primo, molto significativo, il ruolo del volontario che dice puoi guardare la tua scheda sanitaria, la tua cartella sanitaria, adesso si dice è importante il ruolo dei volontari. Nelle slide c'era il lavoro del Tribunale dei diritti del malato, che è un lavoro che fanno associazioni di volontariato attraverso questo gruppo che fa capo a Cittadinanza Attiva, con cui collaboriamo nei nostri ruoli. C'è una differenza sostanziale tra il volontario e la persona che non sceglie di fare volontariato. Quel volontario sceglie di fare qualcosa perché è motivato a fare qualcosa gratuitamente. Il volontario, vorrei essere chiaro, il volontario non è più bravo. Qualcuno tende a dire il volontario è un fattore di umanizzazione perché lui lo fa gratis e quindi lo farà con più umanità. Non è vero, cioè questo non è vero, cioè esistono operatori professionali che fanno con maggiore umanità di volontari e viceversa. Vorrei proprio sfatare il ruolo del volontariato all'interno di questo sistema, è perché è soggetto che lo fa volontariamente, che è libero quindi all'interno del sistema, ovviamente nell'ambito delle regole che il sistema si dà, è un soggetto che è motivato a essere attivo. E quindi il primo vero ruolo del volontariato in tutta questa partita è essere un laboratorio di cittadini attivi, di cittadini attivi all'interno del sistema sanitario. Faccio un esempio per tutti: tutti sanno che il defibrillatore sulle autoambulanze non serve tanto, perché il defibrillatore deve essere già sul posto, no? Però il lavoro che ha fatto il volontariato per fare per primo l'utilizzo del defibrillatore semiautomatico, facendone un utilizzo da laici, cioè da persone che non avevano una professionalità medica, ha permesso poi di sbloccare questo vincolo, e adesso abbiamo le cassiere della cooperativa, i bagnini della Riviera e tutta la gente che le macchine della polizia che spesso hanno il defibrillatore a bordo e intervengono nei fatidici primi minuti quando c'è l'arresto e salvano molto spesso la vita di una persona, o perlomeno evitano danni irreversibili. Questo per dire che è stato un laboratorio il volontariato, ma lo è anche rispetto a una cosa che secondo me è importante.
e è stato molto utile il passaggio che diceva Topo Gigio sulla NH1 più 1, io sbaglio sempre quei numeri, è stato molto utile perché i cittadini negli ultimi tempi, vuoi per la scarsa produzione di affidabilità dell'informazione scientifica, cioè i cittadini credono che l'informazione, un po' per quello che è accaduto, perché sono stati fregati parecchie volte, sia quasi sempre frutto di interessi, no? Allora dobbiamo andare a gasolio, ci dicono che il gasolio è meno inquinante, quando decidono di farci tornare a benzina ci dicono che il gasolio era più inquinante. È la comunità scientifica che dice queste cose. Allora, quando un cittadino, poi parlando della medicina, parliamo dei farmaci, quindi parliamo di questi che sono anche prodotti, che quindi sono prodotti che prevedono dietro fortissimi interessi, e il cittadino non si fida. Il cittadino non si fida perché pensa che sempre dietro ci sia l'intenzione di fargli prendere. Pensate, per esempio, tutto il tema che ha portato l'Unione Europea a limitare la pubblicità, anzi a vietare la pubblicità sul latte in polvere nei primi 6 mesi del bambino. No? Voi sapete che adesso non si trova pubblicità. Se uno ha un bambino inferiore ai 6 mesi e vuole comprare il latte in polvere, deve andare o in farmacia o in un negozio specializzato e farsi spiegare come funziona, oppure dal proprio medico. Perché la pubblicità non la troverà nemmeno sui siti internet. Ma perché? Perché prima la spinta verso l'utilizzo del latte in polvere ha provocato danni inenarrabili, ci sono degli studi incredibili, incalcolabili di danni di bambini morti per effetto dell'utilizzo di acqua, per esempio contaminata, usata per fare il latte. Però la Nestlé in quel momento aveva molto interesse che passasse il latte in polvere in tutta l'Africa, e quindi c'è stata questa cosa. Bene, i volontari in tutti i sondaggi di opinione sembrerebbero fuori da questi giochi. Quindi il volontariato potrebbe essere il soggetto che in alcuni momenti diventa garante, e su questo il Tribunale dei diritti del malato, per esempio, ha fatto un lavoro molto importante. Teniamo presente che mentre noi in Italia tendiamo a vedere i volontari come soggetti che agiscono nel servizio, perché da noi è molto diffuso il volontariato di servizio, quello che fa trasporto disabili, che fa tante attività di vicinanza, di custodia. Nei paesi anglosassoni molto di più il volontariato è quello che controlla, il volontariato che noi usiamo, le associazioni dei consumatori, le associazioni che controllano il sistema, mentre da noi, per effetto di una tradizione, su questa parte c'è meno, tant'è vero che quando il volontariato poi svolge servizi importanti spesso scatta la diffidenza anche per il verso volontariato, perché la gente dice: ma in fondo cosa ci guadagnano questi a fare questa cosa? È parte di un sistema di diffidenza. Quindi allora io credo che sostanzialmente, se vogliamo seguire un percorso che ci viene riscontrato anche al di fuori dell'ambito della sanità e della cura, perché se voi pensate, per esempio, adesso non si sta dicendo il PIL non è più un meccanismo per controllare, ma si stanno cercando gli indicatori di benessere. No? Gli indicatori di benessere si sta discutendo, se guardate l'ultimo documento per il semestre europeo, che è quello di base per fare i bilanci degli stati membri, ci sono alcuni indicatori che portano in quella direzione. Parlando della sanità si parla di costi standard, non si parla di livelli essenziali di prestazione, no? Parlando di tutto, quindi sembra come che il sistema che noi ci eravamo costruiti, che esistesse un diritto alla salute, che erano i diritti che scaturivano dai fondamentali della Costituzione, sia diventato un qualcosa di non più sufficiente a definire che cosa serve per i cittadini. Io devo dire perché l'abbiamo sempre considerato a parte. Se voi leggete l'articolo 3 della Costituzione, dice una cosa fondamentale, che l'Italia è impegnata a rimuovere gli ostacoli all'eguaglianza sostanziale dei cittadini, che è un po' la base su cui lavorano i volontari. Perché i volontari lavorano sulle fasce di esclusione sociale, lavorano su tutti questi temi. Allora, noi diciamo sostanzialmente qual è il ruolo del volontario? Innanzitutto soggetto fuori dal sistema ma che lo contamina, quindi è un soggetto di informazione. Io recentemente sono stato chiamato a 103.3, la trasmissione in camion, perché avevamo fatto un decalogo su come si deve comportare il cittadino quando succede un incidente stradale in autostrada. E la cosa fondamentale che poi alla fine ho potuto spiegare nei tempi radiofonici è: mi raccomando, telefonate e non mettete giù il telefono,
rimanete all'ascolto con l'operatore del 118 dall'altra parte, fatevi fare le domande e dite quello che vedete. L'operatore vi seguirà e si farà dare tutte quelle informazioni, vi darà tutte le informazioni necessarie per sapere come comportarvi. Ma questa è la comunicazione che davo io per radio, perché avevo 3 minuti, non potevo dire mettete la macchina in un altro modo, fate una serie di cose, avevo scritto in un decalogo e fatto cose di questo tipo. Però quindi il volontario è un personaggio che sa come funziona il 118, se fa volontariato nel sistema di emergenza, e quindi diventa sul territorio una persona che sa cosa fare e quindi aiuta i cittadini ad avere una situazione meno di insicurezza, che è poi quella, voi sapete tutti che la situazione di insicurezza è quella che contribuisce maggiormente ad atteggiamenti difensivi, e la paura è sicuramente uno degli elementi che falsa il sistema di comunicazione, si tende addirittura a raccontarsi diversamente da quello che si è per paura, e quindi questo è un primo elemento. Territorio, i volontari stanno sul territorio, scusate se faccio un piccolo... In Basilicata c'è una norma che di fatto esclude il volontariato dal sistema di trasporto sanitario. Questo toglie capillarità, toglie presenza, noi stiamo andando verso un sistema che vuole chiudere gli ospedali, perché le specialistiche e tutto quanto dicono che è meglio concentrare meno presidi ospedalieri, ma questo significa più territorio. Ma pensate al valore